Benvenuti amici in questo nuovo video. Siamo di nuovo ancora una volta in sella all'Husqvarna 701, anche perché il multi non è ancora pronto per quanto riguarda le sospensioni, ma ci manca veramente poco. Oggi, come vedete, siamo qui in zona Basso Veronese, al confine con Brescia, provincia di Brescia. Oggi faremo una piccola endurata, non so ancora di preciso il livello, ma penso sia per maxi, quindi niente di così impegnativo, con gli amici di Maxi Tassellati Verona. È da anni che mi chiedono: dai, vieni a far giro, vieni con noi, eccetera eccetera. Loro purtroppo girano quasi sempre al sabato, io al sabato più delle volte non riesco, e loro ho detto: ma se volete questa domenica io sono libero, e allora hanno organizzato qualcosina. Oggi oggi la zona nel dettaglio sono le colline moreniche, e zona che non conosco moltissimo, anzi quasi niente, e quindi sarà decisamente interessante vedere dove mi porteranno. Ora sto andando al punto di ritrovo, sono ancora un po' in anticipo, quindi me la prendo un po' più comodo e ci vediamo dopo. Siamo partiti, alla fine siamo solo in tre, pochi ma buoni, diciamo, dai. Oggi giretto tranquillo. Qui appunto nelle colline moreniche, quindi la zona sotto al lago di Garda. Oggi ci guida il buon Francesco, che avevo già incontrato l'anno scorso in Lessinia con il suo Tenere, e poi abbiamo anche un KTM 1290 Adventure S, e quindi oggi faremo sì una passeggiatina tra le polveri di questa zona del basso lago di Garda. Con gli specchietti qua, oh, molto meglio. Queste zone, adesso, ora che mi viene in mente, in queste zone avevo fatto uno dei primi video in fuoristrada con il multistrada, che era il percorso Pozzolengo, dovrebbe essere da queste parti qua, che ci sono dei bei stradoni in ghiaia, terra battuta, quindi facili anche per le maxi. All'epoca appunto ero ancora all'inizio, vabbè che adesso non sono questo granché comunque, però dai, un po' di esperienza l'ho fatta, non tantissima, ma comunque all'epoca ero proprio all'inizio e avevo le TKC80, se non ricordo male, sul multistrada 950. Vi lascio qui da qualche parte, che è proprio una bella zona questa qui, molto semplice per le maxi, niente di così complicato, anche perché non ci sono salite importanti, non ci sono pietraie, robe strane. Guarda che acqua azzurra, mi quasi voglia di fare il bagno, però c'è divieto di bagnazione. È da fare un tuffo? Sì, però che cartello, divieto di bagnazione. Da qua iniziano tutte le colline adesso. Va bene. Siamo arrivati sulle colline moreniche, appunto le colline alla base del lago di Garda, nella parte bassa del lago di Garda. Questa è proprio una bella zona per i giri tranquilli, così anche con le maxi enduro, perché ci sono percorsi abbastanza semplici. Poi sono belle zone anche stradali, diciamo, se uno vuole fare un giretto tranquillo sull'asfalto ci sono proprio delle belle stradine, bei panorami, roba molto tranquilla per qualche ora di relax. Questa sarebbe anche la zona ideale per i vari giretti invernali, perché appunto essendo colline siamo molto bassi di altitudine, e quindi non c'è il rischio di trovare neve o cose del genere.
Sto giro. Sto bene? No, no, io sì. Se stava meglio prima era. insomma, questa per lui che non è abituato è un po' tostina. Guarda che drappone che ha fatto da qua fino a là, poveretto. Questa qua era tostina, sapete se mi abituo a farlo. No, mi sto abituando. Ma anche l'altra, sai la curva che ho fatto? È vero, stessa scena. Ma infatti appena ho visto la stradina qua ho detto, ecco che... Stammi distante. Ho fortuna te che le barre, perché sennò... Ah, sì. Fa vabbè, parte del gioco. Hai appoggiato e basta. Sono andato super largi. Perché l'ho girata. Grazie a voi, veramente. Grazie di cuore. Grazie Francesco. Bene. Grazie, ciao. Ciao. Ed ecco così che anche questo giro giunge al termine. Purtroppo anche oggi la GoPro ha fatto del suo ottimo dovere di non funzionare come si deve. Complimenti. Però dai, giretto molto easy, molto semplice. Adesso vediamo di non dare in culo alla gente finché parlo. E quindi dai, abbastanza tranquillo, facile. Una giornata diversa con gente nuova. E quindi fa sempre piacere conoscere nuova gente e poi eventualmente pianificare altri giretti interessanti. Detto questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un commento qui sotto, condividete, mettete like, fate quello che volete. Vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati con le uscite dei miei video e noi ci vediamo alla prossima, magari non imbottigliati nel traffico. Ciao!